Torniamo stasera in strada per i palestinesi, non possiamo fare davvero altrimenti. E questo che facciamo sentiamo che è insufficiente. Le persone di Grosseto, come nelle altre città italiane, la stragrande maggioranza di loro sono tutte prese dai loro problemi in questo momento. L'estate c'è sta sole, troppa pioggia, il lavoro che non c'è o per chi ce l'ha, dalla scelta del pacchetto di vacanze reali da spendere ad agosto. C'è una sola voglia in giro, un unico desiderio, pensato dall'ideologia unica dominante, un desiderio di normalità, di informazione in giro, un desiderio di falsa pace sociale, un desiderio di appiattimento ulteriore su dei canoni e dei precetti che noi ci siamo scelti, è la società dei consumi, nel consumo ad ogni costo della crescita economica, dell'invisibilità di chi soffre. È questa società con i suoi assetti e con i suoi equilibri che ci insegna a non accorgerci di loro, di chi soffre, di chi ha un disperato bisogno di aiuto e di visibilità. Questa società di consumi ci vuole soli e isolati, ognuno occupato a fare il proprio interesse, ognuno completamente assorbito nel suo piccolo feudo privato, in relativa sicurezza, dico relativa sicurezza, perché in realtà anche noi qui, nella sonnacchiosa Grosseto, siamo a soli 1800 km da un altro gravissimo teatro di guerra, sanguinoso tanto quanto quello di Gaza e ignorato altrettanto. Quello che si sta consumando in Palestina, anche se molto più recente. Forse non tutti sanno che in Ucraina, in questo momento, nelle regioni a sud-est, nel Donbass, si muore e si subiscono bombardamenti indiscriminati sulle città ad opera di un regime filonazista appoggiato dalla CIA e dall'Unione Europea, quindi dall'Italia, dal nostro paese. La solitudine attuale del popolo palestinese, la vergogna del mondo, si legge in giro, è la stessa di cui soffrono le popolazioni russofone del Donbass, anche lì una resistenza armata, ma in maniera del tutto impari rispetto agli aggressori. Sta cercando di contrastare le stragi e la distruzione messa in atto dall'esercito regolare ucraino, che ieri ha persino usato missili balistici contro le regioni ribelli. La sofferenza di un popolo è la sofferenza di ogni popolo. Come possiamo starcene a guardare, impassibili, inebetiti dai mantra rassicuranti e deviati di TV e della radio? Quale risposta, oltre che il silenzio, l'indifferenza, sia da parte dell'Unione Europea, sempre più asservita agli interessi strategici della NATO, sia da parte dell'Italia, sempre più legata ad Israele, quale risposta intendiamo dare? Cosa sta facendo la Chiesa? Dove sono i politicanti che sparlano di giustizia e di solidarietà stasera? Dove sono i pennivendoli che scrivono per i propri padroncini locali le solite cazzate su quegli specie di giornali che servono solo a riparare la gente cosiddetta per bene da veri problemi, dai problemi che ci attanagliano, che sgretolano il residuo senso civico di un'intera comunità e che plasmano l'etica pubblica solo per far comodo ai banchieri, agli alti ranghi militari e agli affaristi dell'industria bellica, i quali, non ce lo dimentichiamo, fanno soldi per ogni missile venduto e utilizzato, realizzano un profitto per ogni pallottola sparata, il tuono dei cannoni per simile gentaglia equivale a moneta sonante. Il capitalismo, fare la guerra migliora il prodotto interno lordo dei paesi, quindi non è poi una tragedia, ci insegnano gli economisti. Noi non siamo contro questa guerra, noi siamo contro la guerra. Noi non ci schieriamo contro l'odioso IDF, l'esercito israeliano, noi siamo contro ogni esercito, perché ogni esercito in situazioni analoghe si comporterebbe allo stesso modo. La storia dell'umanità ce lo insegna, a scuola ci insegnano ad ignorare i fatti, a darne una lettura parziale, di comodo. La militarizzazione dei territori e dell'intera società umana si chiama difesa. Ma oltre che ad una critica ai pupazzi istituzionali e ai buffoni di corte che ci preferirebbero ciechi, muti e sordi, seduti a casa in completo oblio, vorrei a nome della nostra associazione esprimere una valutazione anche su un'importante questione, quella della tregua, offerta da una delle parti in conflitto e respinta dall'altro.
dall'altra. È accaduto nei giorni scorsi, persino in uno dei quotidiani italiani più reazionari, La Repubblica, è girata la notizia che Hamas non avrebbe accettato una tregua offerta da Israele, il quale, a seguito di questo, ha riversato l'intera responsabilità delle spaventose stragi di civili inermi e della distruzione sistematica di ogni infrastruttura, delle civili abitazioni, operata dall'esercito israeliano su Hamas e sulla volontà di resistere. Cerco di venire al punto. Hamas ha grandi e gravissime responsabilità. Il fatto di un'organizzazione islamica rigidamente gerarchica e autoritaria, ma si tratta purtroppo di un'organizzazione che è stata capace di creare una rete a sostegno del popolo palestinese. Hamas è il popolo palestinese in questo conflitto, l'unica organizzazione determinata a difendersi dal genocidio sistematico messo in atto da Israele attraverso una dura lotta di resistenza anche armata. Lungi dal simpatizzare con qualsiasi gruppo armato, non dobbiamo però dimenticare che all'origine della violenza in corso in Palestina stanno l'occupazione militare e il processo continuo di espansione degli insediamenti e di progressiva annessione della Cisgiordania. E questo ha un unico e chiaro responsabile, Israele, o meglio, i sionisti che la stanno guidando appoggiati dagli Stati Uniti. Vorremmo sottolineare, per poi andare a concludere, che Hamas non ha rifiutato la tregua, ha solo chiesto che fosse negoziata, ha dichiarato che se le sue condizioni fossero state accettate, allora si sarebbe impegnata per una tregua di 10 anni. Vorrei elencare quali sono queste condizioni perché riassumano in termini brevi e concisi le rivendicazioni di decenni di lotta del popolo palestinese. La prima di queste condizioni chiede il ritiro delle truppe e la possibilità per gli agricoltori palestinesi di coltivare anche la terra adiacente al confine. La seconda condizione è relativa al rilascio dei prigionieri riarrestati dopo il loro rilascio a seguito dello scambio con la liberazione di Gilad Shalit, il soldato del BDS rapito. La terza condizione chiesta da Hamas ad Israele per un cessate il fuoco prevede la fine dell'assedio e l'apertura dei valichi di frontiera. La quarta prevede l'apertura di un porto e di un aeroporto sotto il controllo dell'ONU. La quinta condizione prevede l'allargamento della zona di mare accessibile per attività economiche e di sostentamento. La sesta condizione è relativa alla supervisione internazionale al valico di Rafah, per capirci, l'unico valico rimasto operativo tra la prigione a cielo aperto che è la striscia di Gaza e Israele, dove ricordo a tutti i presenti in questa piazza vivono 1.700.000 palestinesi. Il punto 7 della lista delle richieste di Hamas per un cessate il fuoco chiedeva un impegno da parte di Israele a rispettare il coprifuoco per 10 anni e a non violare lo spazio aereo su Gaza. Il punto 9 chiedeva un impegno di Israele a non intervenire nella politica palestinese e per finire il punto 10 prevedeva l'apertura di una zona industriale a Gaza. Queste sono le condizioni che Israele non ha concesso. Leggendo la lista delle richieste di Hamas per un cessate il fuoco duraturo, non gli sembra che ce ne sia una ingiusta. Questa è una dichiarazione rilasciata da un famoso giornalista israeliano. Noi diciamo che i punti proposti dalla resistenza palestinese non solo sono ragionevoli, ma se fossero accettati porterebbero a un cambiamento molto grande. Un cambiamento delle condizioni di vita della popolazione di Gaza, e questo sarebbe un grande incentivo al mantenimento della tregua da parte di Hamas stessa. E qui mi chiudo, viste le incessanti pressioni, affinché io non riesca a concludere il mio intervento. Comunque ringrazio tutti i presenti e buona continuazione.